Oggi cominciamo a entrare in una comprensione più ravvicinata alla realtà del mondo di cui noi stessi siamo parte. Tutti veniamo da culture che in sostanza ci hanno spiegato un mondo schizofrenico. Da una parte l'universo, da una parte gli altri, da una parte il pianeta, un'altra parte le galassie, una parte l'umanità, un'altra parte dei, una parte terrestri, altra parte extraterrestri, altra parte Dio. Cioè, deriviamo da una cultura schizofrenica, una cultura che, qualsiasi cultura presente nel nostro pianeta, un po' meno la cultura cinese, un po' meno la cultura cinese, la cultura giapponese, ma noi occidentali senz'altro siamo stati sempre oggetto di culture monolitiche, monoteistiche o pluriteistiche, cioè dove più che capire la realtà, capire l'uomo, si è imposta la prevalenza di un sistema, di un governo, di una fede, di un regno, per cui sulla necessità di un potere sociale si è poi assimilato tutto ciò che è il reale, che ci costituisce, che ci sta intorno, ma questo reale ha una parola di base che si chiama universo. È magnifica questa parola, l'universo. Un qualcosa di totale che nelle sue specifiche parti richiama sempre l'identità di una unità di ordine, unità di informazione. Ecco, il mondo, il reale, la conoscenza nella quale voglio portarvi è la comprensione di vivere dentro un universo dove tutto è informazione. Quando compresi il campo semantico, in realtà io avevo capito che tutti noi viviamo dentro un campo in senso energetico. Energetico in tutte le sue comprensioni, magnetico, elettronico, chimico, un campo di punti forza, ma non soltanto un campo prescelto, convenzionato. Io intendevo tutto
l'universo del reale, il reale fisico. E questo reale fisico era fenomenologia di una informazione. Informazione particolare, totale, generale, semplice. Una informazione che stabilisce le differenze, stabilisce le realtà e non è visibile se non nelle differenze che fa. Di per sé, in assoluto, senza le differenze che pone, non è tangibile, non è individuabile. È pensabile da parte dell'intelletto. È come l'essere, l'essere in senso generale. Sappiamo, parliamo, che tutto è. La radicalità della nostra lingua, o di qualsiasi lingua, questo è, la pianta è, non c'è un'asserzione senza il verbo essere. Lo usiamo, sta dovunque. E il generale è il generale che sostiene qualsiasi differenza. È l'elementare di significato, ma è anche l'elementare di ogni realtà. Per cui campo è il risvolto fisico dell'essere. Fisico in senso di comprensione dell'energia, della energia elementare. Noi viviamo dentro questo universo il mio corpo è universo, il pianeta Terra è universo, gli astri, le galassie, eccetera. L'interspazio è universo. Dentro questo universo tutto è continuo. Il concetto di continuità è un concetto ineliminabile. Non ci sono nell'universo interspazi vuoti. L'universo non è fatto di segmenti, ma di continuità, variabili, variazioni nella continuità di un unico portante. E altro concetto, questo universo di cui io sono un continuo, io umano, la rosa, la formica, è un continuo. In questo universo non esiste il fermo, non esiste il concetto di statica, statica come sì, non so quale parola trovare più forte di fermo, non si muove, non si attiva, immobile. Non esiste nella natura del nostro universo. Tutto è semovente. Noi viviamo dentro un universo che è continuo, semovente.
all'interno di questo continuo semovente noi abbiamo variabili informatiche che costituiscono le molteplici identità dell'esistere. La pianta, la nuvola, il sole, il microbo, l'atomo, emozioni, galassie. Qualunque parte di questo universo è universa e identità è identità a sé, ma sincrona al tutto. Dobbiamo capire che il nostro universo, il nostro luogo su questo pianeta, fa parte di una gestalt temporanea. Gestalt, parola tedesca, devo dirla perché è stata usata ormai quasi da un secolo questa parola, ma in realtà significa ambiente, forma, situazione. Per cui non esiste un particolare individuabile come esclusivo, a sé stante, fermo, diverso da tutto il resto. Qualunque particolare, il mio naso, un pensiero, una decisione, una pace, una guerra, una malattia, uno stato di salute di un organo, tutto è sempre all'interno di quel continuo semovente che è il nostro reale universo. Le differenze che noi vediamo, capelli, mani, sono modi di questo universo, modi informatici. Voglio dire che in questo piccolo e vasto campo si individuano semantiche, cioè semantiche informazioni in azione. Informazioni in azione specifica, con effetto previsto. Ogni informazione costituisce una identità. Una identità che è sempre dentro questo universo semovente continuo. Per cui qualsiasi identità, fisico, biologica, morale, sociale, qualsiasi identità è il provvisorio definito di una informazione. E l'evento, l'identità,
è l'evento esistente di una informazione. Se prendiamo l'esempio, che cosa è un villaggio? Un villaggio dei paesi nordici, ad esempio. Un villaggio è una unità territoriale con propria specificità di biodiversità e gruppo di umani, biodiversità vegetale e animale, una unità territoriale. Nel villaggio convivono 100, 200, 50, 10 persone, famiglie. Ma questo villaggio non è un distinto isolato, è un connivente nell'identico ordine che noi vediamo nel mondo stellare. Dai batteri, virus, cellule, delle biodiversità di questa unità territoriale che è il villaggio, è sincrono l'universo. Quando arrivano le stagioni delle ciliegie, delle fragole, il caldo, la pioggia della terra è un elemento, un contribuente, ma non è ancora l'informazione che specifica l'albero in fiore, l'effetto del frutto. E così gli uomini, gli umani, si muovono dentro questo universo gestaltico, formalizzato dalle informazioni. Quello che voglio asserire è che nell'interno vivente di cui noi siamo parte e costituiamo, noi siamo e facciamo parte di questo universo, ma siamo anche. Cioè non siamo soltanto effetti, siamo anche concausanti. Quando il principio di Heisenberg parla della indeterminazione, cioè in sostanza lui si riferiva all'esperimento in laboratorio, ma non so se avesse capito che qualsiasi informazione resta nella costante variabile di vasti, complessi, complesse interazioni di campo. Per cui qualunque informazione è provvisoria, non è mai ferma, definita. Ogni informazione agisce all'interno e con altre informazioni che a sua volta subisce e condiziona. Qualunque informazione, per quanto definita in se stessa, per quanto io sono definito a me stesso, è contemporanea l'interazione di altre informazioni che consentono la contemporaneità di queste interazioni, consentono l'unicità, l'irripetibilità dell'informazione che io sono. È così la foglia, è così il lago. Quindi l'indeterminazione
è costante e non può esistere un definito, statico, fermo, un esperimento, un'azione coglibile come statica, come cifra matematica chiusa. Tutto resta aperto. Il concetto, l'esperienza dell'elettrone, è un passaggio reale. Noi lo vediamo, mentre lo vediamo e possiamo condizionarlo, noi lo vediamo e lo condizioniamo e lo subiamo nella contemporaneità di altri condizionamenti che non misuriamo, che non rileviamo. Se io dovessi fare il fisico, non ho interesse a farlo. Fare un piccolo apparecchio che annulla il campo di interazione all'elettrone. Beh, è sufficiente. Metto uno stabilizzatore nel campo delle ondulazioni dove l'elettrone vive, l'elettrone pesce vive nell'acquatico dell'ondulatorio. Io spezzo la frequenza ondulatoria e qualunque apparecchio elettronico non funziona in quello spazio. È sufficiente che blocco, impedisco la frequenza ondulatoria in uno spazio variabile di 100 chilometri di diametro. E quindi l'indeterminazione dell'informazione, dobbiamo immaginare che per noi è infinita, un infinito aperto, perché tutto è contemporaneo, la galassia è contemporanea alla mia circolazione sanguigna. Il mio cuore non può fremere, le cellule cardiache non possono fremere se non c'è la contemporaneità dell'universo. Questo organico coesiste per questa coesistenza di universo prossimo. Bene, penso di aver dato la possibilità di entrare in un'altra comprensione. Se entriamo nel nostro organico, nel nostro corpo, primo problema. Non è mia competenza, non faccio il chimico cellulare, ma ritengo dunque, un capello quanto tempo ci impiega a crescere? Chi ha i capelli lunghi, forse le molecole che fanno l'estremità del capello sono già diverse dalle cellule del bulbo dove il capello nasce. Insomma, io credo che in meno di un anno le nostre cellule sono tutte cambiate. Però i cosiddetti specialisti dicono chi 3 anni, chi 4. Secondo me in meno di un anno le nostre cellule sono tutte cambiate. Ok, se è un anno o
sette anni. Il problema è questo, in sede psicologica. Se Andrea ha cambiato tutte le cellule, ha cambiato anche i neuroni, ha cambiato i mattoni delle sinapsi, i mattoni degli interscambi informatici. Ma Andrea come fa a ricordare, a sapere che è lui? Cioè, noi abbiamo una informazione base costante che permane nonostante che continuamente siamo un'altra materia, un altro corpo, un'altra fisicità. L'informazione dominante attraverso la quale ognuno di noi dice io sono me stesso, io mi ricordo, io 10 anni fa, io fra 10 anni, addirittura andiamo nel futuro. Dove passa questa informazione non avendo l'identità materiale costante? Come l'informazione resta univoca, resta costante? Anche se diciamo memoria, tracciato amnestico, ma questa memoria si scrive su corpuscoli chimico-materici, che non sono gli stessi. Se diciamo che i nostri neuroni, il nostro tessuto organico e inorganico, che poi non esiste inorganico, ma inorganico possiamo dire tutto ciò che è il composto atomico, non vivente, eccetera, ma mentre si trasforma, riscrive le formule, riscrive la formula, riscrive la notizia, fa il passaparola, le cellule fanno il passaparola, e il problema resta ancora. Ma che cos'è questa informazione che resta trascendente e si scrive costante nella materia? Ecco che ritorna l'elemento spirito, l'elemento trascendente, la generalità dell'essere. Ora faccio una parentesi su questo essere. Mi rendo conto che non è facile, non è pensabile nella maggioranza, e leggendo anche i grandi filosofi, Aristotele, Kant, Heidegger, non so, ho capito che loro non vedevano l'essere, loro non sapevano l'essere. Io sono un vero uomo, su questo non c'è dubbio, ma io l'essere lo so. E non posso confonderlo con le emozioni, questo corpo. Bah, potrei avere anche un corpo da formica, ma l'essere io lo so. L'unico era Parmenide, perché dalle poche frasi che ha detto capisco che lui sapeva l'essere. Cioè, ci sono uomini che fanno una evoluzione scientifica, psicologica, all'ultimo stadio del virtuale umano, all'ultimo, e per loro è il primo elemento, cioè per loro è elementare sapere l'essere.
più difficile capire l'esistenza, perché l'esistenza appare e non appare, non ha sostentamento, non ha autorità, non ha definitivo per dare pace alla ricerca razionale. L'essere è eccità che conferma la consistenza di se stesso e io con lui. E posso sapere senza pensare, posso sapere senza riflettere, posso sapere senza cercare. Questa esperienza è possibile, perché è insita nella virtualità dell'inseontico. Solo che l'inseontico è virtuale, deve affrontare diverse maturità storiche se mantiene il progetto, si apre al naturale mare della propria origine, l'essere. Quindi, per trovare questo essere è sufficiente seguire la notizia, l'informazione scritta, depositata, vissuta nel viaggio, nella storia, nel viaggio delle diverse autoctisi, trasformazioni, da informazione a informazione, piccola informazione, più grande, più grande, più grande, più grande, più grande, più grande, tutto. Ok, torniamo a casa. Mi sono fatto scrivere alcune idee sul telecomando. Telecomando. Ah, allora, cerchiamo di capire questo telecomando. Non voglio dire che il tecnico che ha fatto il telecomando ha capito l'interazione, cioè la capacità di una informazione di fare interazione, di fare comunicazione. No, lui ha fatto così, 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 ha messo insieme, ha cercato e ha trovato che funzionava. Un telecomando apre e chiude una luce, un cancello, tonnellate di gru, la gru che alza forse anche una nave, si può farlo. Sì, ma è un bit. Un bit che cos'è? Sì, io col ditino faccio così, su un punto che tocca un codice, cioè una identità meccanica. Il codice, il tecnico l'ha fatto mettendo insieme alcuni segni, alcune vibrazioni, le ha fissate, ma quei segni di vibrazioni sono numeri, telefonino 150 74 34 00, ogni numero ferma, identifica, prende per mano, vieni qua, cioè rapisce, condiziona un particolare del reale fisico. Si costituisce questo codice che è un assemblaggio meccanico di onde, di elettroni, esattamente come poi in modo più grande io con quei numeri chiamo quella persona, facendo quei numeri,
cambiando un altro numero, chiamo un'altra persona. E quando io chiamo, quel telefono squilla, la persona sente. Quando con il telecomando io schiaccio, mando un'informazione che condiziona, comanda, muove, non è che chiede permesso, muove. Il codice corrispondente, che non è uguale, è un codice predisposto, cioè è una identità compatibile. La informazione maschia che entra, la informazione ricevente che agisce. Siamo in questo universo di informazioni, per cui possiamo specificare diversissimi modi. Ora, se noi portiamo questo meccanismo del telecomando, che può essere descritto in quattro modi. Telecomando. Ogni pulsante ha un codice assegnato, ha un'identità, ha un'informazione specifica. Primo. Questa informazione, questo codice, si articola, cammina, si sposta, raggiunge. Cioè usa che cosa? L'etere, l'energia, onde, campi elettrici, magnetici, attrazioni chimiche. Cammina dentro un vivente, un semovente continuo, l'universo. Che poi noi vediamo o come radio, o come raggi, o come variabili elettriche, insomma, sono entità che si muovono e trasportano, trasportatrici, possibilità di trasporto. Però l'informazione non sposta l'energia, l'informazione passa e raggiunge l'identità energetica del destinatario, del televisore, del cancello. Il meccanismo ricevitore, il televisore, il ponte, la gru, eccetera, ha un'identità compatibile, connessa, simpatica. Praticamente chi fa l'azione, il passivo ricevente, si attiva perché è già preimpostato a compiere questa azione, è necessitato. Quindi c'è l'emanante, il codificatore, il ricevente, decodificatore, sono già posizionati in ricetrasmittenza obbligatoria, fisica.
Cioè l'emittente ha già il dominio sul ricevitore. Riprendiamo il campo semantico in senso psicologico, il concetto di diade, il concetto di complesso, il concetto di stereotipo. Stereotipo che cos'è? Un precondizionato, un ricevitore, un codificato a rispondere a quell'emittente, a quello specifico codificatore. L'educazione ha preimpostato il codice di ascolto, il codice di ricezione. Se uno mi parla in italiano, io capisco tutto, ascolto, devo fare una seconda azione di rifiuto, però lo ricevo. Se mi parla in una lingua che non conosco, mi è indifferente. Quando noi facciamo psicoterapia, quando facciamo revisione di autenticazione, cerchiamo di evidenziare dove noi siamo preimpostati, precodificati, e cerchiamo di togliere il codice assegnato dentro di noi sin dall'infanzia, un codice di un altro, mamma, papà, fratelli, sacerdote, cioè, perché quel codice messo dall'adulto, dagli adulti nella prima infanzia, quel codice è manovrabile da chiunque ha quel codice. Cioè chiunque ha quel telecomando, il drogato, il delinquente, il diverso, il tipo asociale, cioè poi questi codici che fanno gli stereotipi sono basati su una economia povera fatta di caldo, freddo, cibo, gelato, pane, sesso, curiosità. Questi codici, cioè, sono sul piano del ciclo biologico, ripetitivo. Sesso, aggressività. Non abbiamo, cioè, il nostro potenziale, la nostra virtualità, non ha l'apertura, l'accesso, il contatto con ciò che è la provocazione dell'essere, l'universale della vita. Siamo precostituiti, preconvenzionati, preridotti, siamo dentro circuito. Quindi lo stereotipo è un costitutivo in codice che fissa il comportamento del soggetto. E allora, di conseguenza, noi conosciamo l'ossessione ripetitiva dei comportamenti e incapacità a un progress di guadagno integrale. Con la scoperta del campo semantico si capisce che, per quanto vogliamo parlare di intelligenza, di spirito, superiorità dell'uomo, siamo dentro
un circuito informatico precostituito, esattamente com'è. Un qualsiasi telefono, televisore, radio, può essere intercettato, seguito, anticipato da un supervisore da una posizione di osservazione, di indagine, cioè da uno che possiede un codice generale per interferire su tutti i codici particolari. Colui che, avendo un codice generale, può selezionare tutti i codici possibili, immaginabili, all'interno di questo codice generale di ricetrasmissione e condizionare. Cioè, chi detiene l'informatore più generale è in grado di codificare le piccole notizie, le piccole informazioni, le individuali necessità. Uscire dal circuito degli stereotipi psicologici o sociali significa acquistare la virtualità alla trascendenza dell'essere, riconquistare il campo di accesso nell'orizzonte dell'universo, nella realtà dell'energia cosmica. Il sapere, benché evento piccolo, sapere il contesto olistico dinamico di cui faccio parte. E questo è gioia, e questo è realizzazione, e questo è avventura creativa, e questo è salute, soddisfazione. Bene, per questa sera basta così. Domani saremo un po' più messi a fuoco, però come mio solito, se non capite oggi capirete un giorno. Intanto sono state dette perché, ribadisco, voglio, con la scoperta del campo semantico, voglio rivisitare a fondo tutti i cosiddetti grandi fisici nucleari o matematici. Non hanno visto le cose come stanno, hanno visto alcune cose. Se avessero avuto il campo semantico, la conoscenza del campo semantico, ci avrebbero dato in mano un meraviglioso universo. E così anche il campo della medicina, il campo della genetica, non è così difficile. Basta avere in mano l'indagine sulla notizia. L'indagine sull'informazione, questo universo, è basato su rapporti informatici. Arrivederci.